Ben ritrovati amici di The Wine Channel. Oggi la degustazione ci porta in Emilia-Romagna e scopriamo insieme il vino misterioso che è il Solco di Cantina Paltrinieri. Cantina Paltrinieri non è una novità per questo canale, infatti se vi ricordate è quella che mi ha tenuto un po' a battesimo come primo video di degustazione con l'Eclisse, un Lambrusco di Sorbara. Vi lascio qui sopra nelle schede la possibilità di andare a recuperare quel video. Per buon augurio quindi ho deciso di ripartire anche quest'anno con la stessa cantina, che è qui vicino. Io sono di Modena, la cantina si trova a Sorbara e devo dire che ha una politica di produzione di qualità molto molto interessante, molto attenta al rispetto anche della tradizione e con prodotti che, anche se non hanno dei costi elevatissimi, per questa bottiglia parliamo di un costo intorno ai 6,50 euro, 8 euro a seconda del canale dove l'acquistate, ha sicuramente tanto da raccontare. Nello specifico il Solco è prodotto con 100% uve Salamino, rientra nella categoria Emilia IGP, quindi non è una DOC, ha una gradazione alcolica di 11,5 gradi e non ha un'annata, proprio perché rientriamo nella IGP. È un vino molto, secondo me, interessante. Particolarmente bella è l'etichetta, molto evocativa, con questo solco segnato che indica un richiamo all'agricoltura, quindi a un vino probabilmente fatto per i contadini, ma questo non significa che sia un vino di scarsa qualità, tutt'altro. Per me è un vino veramente molto valido, ma adesso, prima di magari dare qualche indicazione in più, passiamo alla degustazione, partendo come sempre dal colore, questo rosso violaceo particolarmente intenso accompagnato da un perlage molto fine. Questo vino è un vino frizzante. Andiamo a sentirlo al naso: note di frutta matura, frutti rossi, ciliegia amarena in particolare, e anche un sentore leggermente dolce che ci anticipa forse un gusto di questo tipo. Questo è un vino semisecco, quindi mi aspetto che abbia una certa dolcezza. Vediamo se il palato conferma queste sensazioni. E devo dire di sì. Acidità e dolcezza si bilanciano perfettamente in un ottimo equilibrio. C'è anche la sensazione di pulizia data dal leggero perlage frizzante, ma anche una sensazione di persistenza. Quindi vino completo, ben equilibrato, con questo sentore ancora di frutta rossa molto importante, quasi una frutta sciroppata, che lascia una sensazione in bocca particolarmente piacevole e invita a berne un secondo bicchiere. Occasioni d'uso per questo vino, ma sicuramente la sua scelta principale è abbinato a una cucina grassa, perché comunque questa nota acida, non troppo diciamo elevata, accompagnata a questo controbilanciamento dolce, lo rende appetibile per ad esempio un antipasto con dei salumi, con un tagliere di salumi, o anche con ad esempio un bel piatto di tagliatelle al ragù. Anche questa può essere una valida scelta. Ma per darvi un abbinamento che può un po' stupire, essendo un semisecco, anche con i dolci, in particolare con le crostate con marmellate non particolarmente dolci, o come le chiamano qui, brusche, come può essere la marmellata di amarene o di prugne. Ecco, se trovate appunto questi tipi di marmellate non troppo dolcificate, sicuramente questo vino è un perfetto compagno di viaggio.
direi che per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo è sicuramente vantaggioso, per quello che per il suo costo è sicuramente una bottiglia che vi consiglierei di tenere fra le vostre in cantina. Vi può salvare qualche serata proprio per questa sua versatilità negli abbinamenti e sarà apprezzata un po' da tutti i commensali perché è un vino abbastanza immediato, con sentori e sapori molto riconoscibili, e quindi invita a berlo soprattutto in occasioni di compagnia. Cantina Paltrinieri ancora una volta, a mio giudizio, si conferma attenta alla qualità e alla realizzazione di ottimi prodotti. Bene, direi che per questo vino vi ho detto tutto. Come sempre vi ricordo di bere con moderazione, perché non bisogna mai esagerare. Nel mentre vi saluto con un bel brindisi alla vostra, ma soprattutto rimanete lì perché, come la novità che vi ho annunciato, in fondo arrivano i voti. Un ciao e un brindisi a voi da Francesco e da The Wine Channel.